Un messaggio di speranza è quello che si attende tutta Napoli e la sua cittadinanza dalla visita di Papa Francesco il prossimo 21 marzo, desiderio bene espresso dall'arcivescovo della cattedra partenopea, il cardinale Crescenzio Sepe, intervenuto durante la presentazione del libro del direttore di Rai Vaticano Massimo Milone, Napoli Lettera a Francesco, avvenuta nel Museo Diocesano di Donna Regina. Papa Bergoglio, che ha appena annunciato il Giubileo straordinario della Misericordia per l'anno 2016, incontrerà tutte le espressioni della realtà napoletana, dai giovani ai malati, dai carcerati, a coloro che vivono nelle cosiddette periferie urbane. Ascoltiamo il Cardinal Sepe circa la grande attesa. Il Papa l'ha visto, credo che l'abbia anche letto dopo che gliel'ho consegnato, ha voluto sapere un po' anche gli autori delle varie lettere. È come un quadro, un mosaico con tanti cesselli, ognuno con la sua personalità, con la sua identità. Io l'ho detto, è come una polifonia, è come un canto che si è voluto fare al Papa, ognuno dal suo punto di vista, ognuno toccando. E questo è bello perché la rappresentazione, diciamo, non so, che ognuno fa e di quella che è l'aspettativa che ognuno presenta poi, credente o non credente, tuttavia danno un quadro veramente chiaro, preciso di quelli che sono gli autentici sentimenti del popolo del napoletano. E proprio il libro di Milone raccoglie le parole di personaggi celebri legati alla città, 16 lettere di scrittori, registi, accademici e imprenditori dirette al Papa per raccontare Napoli. E con Massimo Milone ai nostri microfoni. Ma Dio è presente oggi nelle grandi metropoli del mondo globalizzato, è lì che va ricercato. Napoli è una grande metropoli con le sue contraddizioni, ma anche con le sue eccellenze. La lettera a Francesco è la lettera della città alla Papa, la presentazione di una città che non vuol sentirsi periferia. E come dice il cardinale Sepe nella lunga intervista concessa nel libro, Papa Francesco ci accompagnerà e non ci farà perdere la speranza. La speranza è il filo conduttore che lega questo Papa sudamericano con la città più sudamericana del Mediterraneo, Napoli.